L'ospite giorno è... E giovedì sono quasi le 10:10 e c'è la dottoressa Zamponi. Buongiorno. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Oggi parliamo di burnout. Allora, innanzitutto dottoressa, sì. Quando dice burnout, già sì. Che è una cosa, è tipo il cognac. No. 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 È una sindrome, ecco. di disagio, perché purtroppo oggi parliamo di questo, legato allo stress lavorativo, quindi è una sintomatologia legata ad una non serenità, ok, vissuta all'interno del contesto lavorativo. Noi all'interno del sistema lavorativo passiamo la maggior parte del nostro tempo, ragazzi e i bambini attraversano invece la loro vita all'interno di un sistema sia familiare che scolastico, e quindi sappiamo quanto sia importante il sistema scolastico, ma per noi in egual misura è importante il sistema lavorativo. Quindi se viviamo all'interno, e quindi se operiamo all'interno di un sistema lavorativo sano, ovviamente respiriamo quell'aria di benessere e lavoriamo ovviamente in una modalità sicuramente più funzionale. Quindi, tornando a questa sindrome, è legata ad una risposta individuale ad una situazione professionale percepita come logorante. Ora, il burnout è un po' un punto di non ritorno. Cosa vuol dire? Che io vivo una condizione dove non riesco a trovare le strategie per uscirne fuori, e quindi è una situazione al limite. Io sono amante della prevenzione, quindi auspico di non arrivare mai a dei livelli così alti di stress tanto da non riuscire a tornare indietro. E dunque andare ad evidenziare quei campanelli di allarme che mi potrebbero poi portare ad una condizione di pile scariche, arrivare ad una consapevolezza precedente. I campanelli di allarme di una condizione di stress acuto legato ad un sistema disfunzionale lavorativo sono molto simili ad un quadro diagnostico ansioso-depressivo, quindi ho una demotivazione, sono particolarmente di malumore, ansiosa e con aspetti depressivi. È chiaro, non siamo nella sindrome depressiva e non siamo nel disturbo depressivo comunemente inteso, ma alcuni di questi aspetti noi li ritroviamo in uno stato di malessere collegato appunto ad un lavoro o ad un sistema di lavoro poco funzionale. Ma questo, dottoressa, sì. Anche a livello di produzione, poi uno magari lavora male. Assolutamente, e quindi sì. anche l'azienda. Assolutamente poi, sì, infatti le aziende dovrebbero considerare prima di tutto la persona e poi il lavoratore, ma anche proprio per un proprio beneficio. Se io sto bene all'interno di relazioni lavorative, di contesti lavorativi, ovviamente avrò e farò una prestazione migliore. Mi riferisco a tutte quelle attività strategiche di supervisione, di equipe, di confronto, anche di coaching, che sono fondamentali per ripristinare un equilibrio tra le risorse individuali e le aspettative aziendali. È molto importante che la politica aziendale, che sia ospedaliera, che sia appunto un'impresa, un'imprenditoria che abbiamo anche qui nelle nostre parti, il calzaturificio, ci sono tante aziende insomma che producono, vadano proprio a considerare, al di là del lavoratore, il welfare, il benessere della persona, proprio per una produzione sicuramente migliore. Il sistema di lavoro che porta maggiormente ad uno stato di esaurimento di energie è un sistema di lavoro che manca di comunicazione, di gestione dei compiti ed obiettivi poco chiari, programmi che cambiano spesso, orari inflessibili, scadenze irrealistiche, partecipazione limitata o scarsa a processi decisionali. Il lavoratore viene escluso completamente da processi decisionali. Quindi questi sono dei fattori di rischio che rientrano all'interno di sistemi lavorativi disfunzionali, per non parlare poi di relazione di colleghi, quindi la colleganza che spesso, non dico sempre, ma spesso
stesso è in qualche modo invischiata in dinamiche tossiche, ma disfunzionali. Non utilizziamo questo termine, dinamiche disfunzionali. Senta, ha scelto la canzone Liberi Liberi di Vasco. Sì, ma sì. Perché ha scelto Liberi Liberi? Mi piace come Vasco racconta un po' uno stato di libertà che dovremmo tutti noi sentire in un posto di lavoro. Liberi, attenzione, non vuol dire che mi alzo la mattina e faccio quel che voglio, ma una condizione di libertà in cui io posso esprimere i miei bisogni e delle aspettative che siano corrispondenti al mio stato. Allora l'ascoltiamo. Sì. Backstreet Boys con la dottoressa Lucia Zamponi qua su Radio Linea Numero 1. Allora abbiamo parlato, anzi la dottoressa ci ha parlato, ci ha spiegato così per sommi capi la sindrome del burnout che riguarda il lavoro. Sì, è un vissuto di demotivazione, delusione, parte mancanza di interesse e nei casi diciamo più estremi e più gravi potrebbe anche insorgere una sintomatologia ansioso-depressiva. Ma è bene non arrivare a questo livello perché appunto come ho accennato prima si potrebbe non avere più nessuna via d'uscita, nel senso che abbandonare il posto di lavoro potrebbe risultare l'unica soluzione, perché si arriva a quel livello a pile scariche, proprio esauste diciamo. Esaurite, esattamente direbbe così. Sì. Quindi quali sono intanto i fattori di rischio e i soggetti a rischio? Sono coloro che svolgono delle attività e dei ruoli professionali chiamati di aiuto, quindi gli infermieri, medici, insegnanti, assistenti sociali, operatori dell'infanzia. Pensavo anche e anche coloro che svolgono il loro ruolo professionale all'interno della vigilanza, quindi la polizia, vigili del fuoco eccetera. Perché questo? Perché all'interno del loro ruolo professionale mettono molto della loro persona, quindi c'è quasi un'identificazione di persona, individuo e ruolo professionale. Questa è una delle strategie invece proprio per evitare che si arrivi ad un livello proprio di esaurimento delle proprie risorse, le proprie energie, definire quella che è la persona e il ruolo professionale, cioè io non mi identifico con quello che faccio ma sono a prescindere. Questo è uno degli aspetti assolutamente importanti che comunque è valido all'interno di ogni contesto lavorativo, perché è vero che questi soggetti sono quelli più a rischio, ma in generale i contesti lavorativi che non valorizzano il lavoratore, quindi non valorizzano la persona, sono quei contesti appunto che predispongono di più alla persona a lavorare in maniera altamente disfunzionale, quindi che non hanno la cura della persona al di là del lavoratore, non osserva le aziende che non osservano i bisogni, il welfare, lo stato di benessere del lavoratore. Com'è possibile fare questo? Intanto organizzare all'interno di una propria azienda, sia ospedaliera, perché appunto l'azienda ospedaliera è quella più in oggetto di questa sindrome, in quanto si ha a che fare con la malattia, con la morte, tutte le dinamiche che in qualche modo toccano da vicino la persona e non solo il ruolo professionale. È importante che ci siano degli spazi di comunicazione, dialogo, supervisione, di equip o comunque di coaching, come appunto avevo precedentemente accennato. Gli campanelli di allarme che invece vive maggiormente la persona è colei che si immerge totalmente nel lavoro, quindi ha una immersione quasi totale, totalizzante nel posto di lavoro e nel ruolo professionale. Sono i soggetti che aumentano sempre di più i livelli di aspettative, di obiettivi, senza osservare le risorse che ha a disposizione, quindi si pretende diciamo troppo da loro stesse. Esattamente. Quindi quando sentiamo parlare di lavori usuranti, quelli che ci ha detto lei sono quelli maggiormente usuranti? Sono maggiormente oggetto di burnout, comunque di stress emotivo o lavoro correlato, perché nei ruoli professionali di aiuto, di assistenza noi prestiamo la nostra mansione, ma all'interno di questa mettiamo la parte personale, perché la sofferenza in qualche modo è
parte centrale del ruolo svolto. Devo dire che all'interno di strutture sanitarie e socioassistenziali stanno sempre di più venendo per fortuna in presenza metodi di supervisione di equipe dove il lavoratore può dar libero sfogo a un proprio sentire supportato e contenuto da un professionista. Le stanze, quelle lì dove uno entra dentro e si sfoga e rompe tutto, posso... Quello potrebbe essere, potrebbe ad esempio essere all'interno di una palestra, cioè se un'azienda non ha perché insomma non è predisposta a pensare alla persona oltre che al lavoratore, è il lavoratore che lo deve trovare per se stesso, quindi situazioni che vanno al di là della propria attività lavorativa, attività che implichino in qualche modo uno stato di piacevolezza, di benessere per se stesso ovviamente, cioè la politica come dire di supporto se la fa da solo, certo. se l'azienda non lo prevede. Bene, allora ringraziamo la dottoressa Lucia Zampori, che vi ricordo grazie, poi trovate per tutti i vostri dubbi, altre curiosità oppure consulenze, cercatela sui social, sia su Instagram che su Facebook, dottoressa Lucia Zampori, è facilmente rintracciabile. Dottoressa, grazie. Noi la ringraziamo, giovedì prossimo sarà qua con noi. Grazie.